Eccoci, ritornati in diretta con il nostro Instant Focus. Come potete leggere dal titolo della nostra strappa, parliamo degli ultimi aggiornamenti che riguardano il fronte russo-ucraino, perché naturalmente ci sono notizie dell'ultimo minuto, dichiarazioni importanti anche che si sono susseguite nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, perché c'è stata una visita molto importante a Mosca, ovvero quella del segretario delle Nazioni Unite Guterres, che ha parlato con il ministro degli esteri russo Lavrov per chiedere innanzitutto una pace immediata, non solo per quello che sta subendo e soffrendo il popolo ucraino, ma per garantire il benessere di tutta la popolazione mondiale. Questo perché, ha sottolineato Guterres, in realtà tutto quello che sta accadendo, appunto la guerra ucraina, ha delle ripercussioni molto pesanti a livello globale per quanto riguarda la crisi alimentare ed energetica. Perché noi siamo soliti definire appunto l'Ucraina il granaio d'Europa, ma in realtà è una nazione, insieme alla Russia naturalmente, che fornisce cibo e fornisce energia, petrolio, gas, non solo al vecchio continente ma un po' a tutto il mondo, compresi i paesi africani. E ha sottolineato Guterres, sono questi che rischiano veramente una crisi umanitaria molto pesante. E ovviamente poi dalla crisi umanitaria è molto facile passare anche alle rivolte, come è accaduto tra l'altro negli anni passati, soprattutto nei paesi nordafricani, e ora sarebbe attenzionata la Tunisia, dove il clima, insomma, in questi ultimi giorni sarebbe incandescente. Però di rabbia popolare, se lo ricordate, aveva parlato anche Macron in Francia, proprio il rincaro dei prezzi che si fa sentire sulle famiglie, che sta scatenando il malcontento anche dei cittadini francesi. E infatti, aveva detto Macron, uno delle prime cose di cui mi occuperò sarà proprio contenere, insomma, questo malcontento della popolazione. Ma per quanto riguarda, ecco, le ultime notizie dal fronte, andiamo proprio, ecco, sul sito dell'ANSA, dove possiamo trovare gli aggiornamenti. Eccolo qui, si fa proprio riferimento sul sito dell'ANSA alle parole di Guterres, il segretario generale dell'ONU, ma non solo, anche a quelle del segretario della difesa americana Austin, che appunto in realtà ha detto: vogliamo vincere la guerra, il nostro obiettivo è quello di aiutare Kiev. E in questo caso, insomma, si tratterebbe non certo di gettare acqua sul fuoco, ma anzi di alimentarlo, questo fuoco di guerra. Nel frattempo si fa riferimento anche ad una telefonata tra Putin e Erdogan, e poi al ruolo di Pechino, della Cina, con il ministro degli esteri che ha detto in maniera molto chiara: non vogliamo la terza guerra mondiale. Cina che, tra l'altro, lo abbiamo appunto ricordato nel blocco precedente, sta vivendo una situazione ancora piuttosto incandescente per quanto riguarda la nuova ondata di Covid, con Shanghai nella scorsa settimana e adesso Pechino, che vivono ancora le sensazioni del 2020 con lockdown serrati. E infine ricordiamo anche qui, ecco, l'estensione del parametro del conflitto con ecco le prime azioni militari anche in Transnistria, ecco qui, una repubblica autoproclamata filorussa della Moldavia, insomma, a testimonianza che i confini della guerra si stanno lentamente ma inesorabilmente ampliando, allargando. E questo significa più di un timore, non solo appunto per quelle regioni, ma per tutti i paesi appunto che si trovano al confine, insomma, con l'Ucraina e con la Russia, a partire poi dalle repubbliche baltiche. Ecco, questi sono gli aggiornamenti appunto della mattinata, delle prime ore del pomeriggio, quindi insomma vi abbiamo dato gli ultimi dati di cronaca. Per quanto riguarda invece gli approfondimenti relativi appunto al fronte di guerra, ne possiamo parlare con il prossimo ospite che introduco, ovvero Fabrizio Amadori, saggista, che ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità per essere qui con noi oggi alle Fonti. Ringrazio io voi.
Ecco, Fabrizio, appunto abbiamo detto, ricapitolando le notizie, della mattinata di questo incontro tra Guterres e Lavrov, importante a Mosca, tra l'altro che avviene dopo le parole pesantissime di Lavrov, pronunciate ieri sulla possibilità, di scatenare un nuovo conflitto atomico. Ma secondo te, ecco, questa minaccia sbandierata ormai costantemente da parte della Russia, sulla possibilità appunto di un conflitto atomico, quanto è reale? Quanto dobbiamo effettivamente preoccuparci? Ma effettivamente questa minaccia è stata utilizzata, se ricordate, dall'inizio del conflitto, perché Putin, evidentemente al contrario di molti osservatori in Occidente, è consapevole che il suo esercito, le sue forze armate in generale, sono mediamente, stiamo parlando di media, vecchiotte. E però questa è una spia. In generale, del regime di Putin e delle decisioni di Putin rispetto all'utilizzo delle risorse della petroliocrazia russa, quella che è diventata la Russia con Putin. Quindi, evidentemente, Putin, in questo devo dire in maniera molto trasparente, evidentemente Putin sapeva e ha detto in maniera trasparente che le truppe, le forze armate russe non erano all'altezza delle truppe della NATO e che quindi evidentemente in maniera diciamo subliminale faceva passare il messaggio che se la Russia era considerata una superpotenza militare, lo era per le forze nucleari, perché è una superpotenza nucleare. Poi adesso non si sa bene quanto questo apparato sia rimodernato e soprattutto ben tenuto nel corso degli anni, perché è ovvio che è difficile stabilire quanto le forze russe siano gestite e tenute, diciamo, moderne anche a livello di manutenzione. L'esercito russo è un esercito, diciamo, che ha delle grosse difficoltà interne, dove i soldati, a parte la guerra, voglio dire, Sì. scappano perché sono maltrattati, dove vige la regola del più forte, dove vanno avanti non i migliori ma quelli più fedeli al regime. E io credo che uno dei motivi per cui l'esercito russo non sta dando grande prova di sé alla fine è proprio dato non solo da truppe che hanno quantità ma non qualità, come ci si sarebbe aspettato da una superpotenza militare, ma anche dal fatto che molti di questi generali in realtà non erano affatto all'altezza della situazione. Quindi, tornando alla tua domanda, le truppe convenzionali stanno dimostrando qualcosa di diciamo mediocre, e questo è assolutamente un colpo all'immagine di Putin e del suo regime. Però, ripeto, c'è lo spauracchio nucleare. Quanto questo spauracchio nucleare possa poi diventare tangibile, cioè si possa tradurre in un'aggressione nucleare, questo è evidentemente molto difficile da dire, nel senso che io dall'inizio, probabilmente anche da prima della guerra, avevo sostenuto in qualche intervista, in qualche articolo, che quando parlava di aggressione nucleare, Putin evidentemente si riferiva innanzitutto a un attacco sul terreno, sul suolo ucraino, non certo contro l'Occidente. Anche perché Putin sa benissimo che un attacco nucleare all'Occidente corrisponderebbe un analogo attacco nucleare dell'Occidente nei confronti della Russia. Certo. E dato che evidentemente Putin ha paura di morire, e se voi vogliamo possiamo anche fare un po' l'identikit dell'ex KGB FSB tenente colonnello Putin, dato che ha paura di morire, di perdere tutto quello che ha acquistato con il potere, è evidente che non è nell'interesse di Putin distruggere l'Occidente, se questo poi significa distruggere la Russia. Dirò di più che in realtà non è nel suo interesse distruggere l'Occidente, perché in realtà Putin ama gli agi dell'Occidente, esattamente come i suoi oligarchi. Adesso si parla tanto di questo super yacht da 700-800 milioni di dollari, 600-700 milioni di dollari che gira per il Mediterraneo e viene associata a Putin, anche se è difficilissimo poi dimostrarlo fino in fondo. Alcuni analisti
giornalisti sono convinti che sia associabile al suo nome. Quindi questo signore ha accumulato una fortuna enorme, secondo, ripeto, molti commentatori, molti analisti, che nulla hanno a che vedere con il suo stipendio, stiamo parlando di 100-120 mila dollari all'anno come presidente della Russia. E quindi questi soldi perché li accumulava? Evidentemente perché a lui non piace solo il potere, ma piacciono anche i soldi. A lui piace essere contemporaneamente un accostamento improprio e improprio nello stesso tempo, ma per capirci, Stalin e Abramovich contemporaneamente. Questo era un accostamento che aveva fatto un grande dissidente russo ammazzato probabilmente da Putin nel 2015, Boris Nemtsov. Cioè, mentre a Stalin piaceva fare solo Stalin, ad Abramovich piaceva piace fare solo Abramovich, a Putin piace fare entrambe le cose. Quindi un uomo che ama fare anche l'Abramovich difficilmente vuole un mondo distrutto completamente, insomma. Chiarissimo, ecco, un identikit anche, diciamo, psicologico poi del presidente russo. Un'indicazione velocissima dal punto di vista tecnico, Fabrizio, perché in questo momento abbiamo un pochino di problemi con la webcam, più ti sentiamo che ti vediamo, quindi ecco se riusciamo un attimo ad aggiustarli. E poi, ecco, sempre parlando appunto di Putin e della minaccia atomica, ti chiedo questo: ma potrebbe decidere appunto di utilizzarla come soluzione rapida, non tanto, ecco, e non solo perché l'esercito russo si sta trovando in difficoltà in Ucraina, ma perché lui si sta trovando in difficoltà all'interno del palazzo, insomma, ha difficoltà all'interno dell'oligarchia, dei giochi di potere. Quindi, ecco, potrebbe utilizzare l'atomica come soluzione così per uscire fuori da questo impasse. Allora, qua veramente siamo sul piano delle ipotesi anche molto astratte. Mm-hmm. È chiaro che il suo potere è fondato su un regime al suo soldo, quindi lui utilizza gli idrocarburi, gli introiti dovuti agli idrocarburi per sostenere tutta una serie di persone, che prendono soldi da lui. Tenete presente che già prima del 2008 stavamo parlando di oltre 6.000 persone ex KGB che lui aveva piazzato praticamente nei punti nevralgici dello Stato. Quindi lui ha moltissime persone che sta foraggiando, che sostiene e che lo sostengono. È evidente quindi che non bisogna porsi soltanto questa domanda: se Putin sia disponibile a usare l'atomica, ma se siano disponibili ad usarla tutte le persone che lui sostiene e che lo sostengono. Cioè, quando si parla di Putin, si sta parlando, ripeto, di lui, di un regime che è, diciamo, radicato nel paese. Ecco, ma il popolo russo in tutto questo come si schiera? Perché abbiamo sentito, insomma, delle posizioni anche discordanti, alcune appunto all'interno proprio della popolazione, che invece spingono per una pace immediata, anche perché, lo ricordiamo, ci sono russi che hanno familiari ucraini e viceversa, quindi è proprio una guerra fratricida questa. Sì, evidentemente qua bisogna tenere presente il principio di complessità, nel senso che qua giocano varie forze che possono, sostenere una tesi piuttosto che un'altra. Io ripeto, sono per il principio di complessità e però anche tirare una sintesi su questo principio di complessità. Il principio di complessità dice: da una parte ci sono persone che hanno familiari ucraini e russi, e evidentemente russi in Ucraina, quindi c'è effettivamente questo legame forte. C'è tutto un discorso culturale, storico, di vicinanza tra i due popoli, però dall'altro lato bisogna anche dire che bisogna capire un attimo la situazione in generale. Io credo che sia difficile inquadrare il russo medio, se non che bisogna anche sottolineare che c'è stata tutta un'azione propagandistica martellante da circa 20 anni, che è andato a far uscire fuori dal russo fino in fondo, direi, l'uomo sovietico. L'uomo sovietico è un uomo che non ama la democrazia, o perlomeno non è abituato alla democrazia. Tenete presente che la Russia faceva parte prima dell'Unione Sovietica e prima ancora della Russia zarista, quindi non è abituato, non è come il cittadino dell'Europa occidentale che è abituato a questo. Quindi bisogna tenere conto
di ciò quando si parla dell'uomo russo, cioè di un uomo che adesso Putin sfrutta in queste sue caratteristiche. Non ha fatto nulla per contrastare questa mentalità. Yeltsin ci ha provato nei suoi 8 anni di governo, sì. Putin no. Quindi Putin ha cercato di svegliare fino in fondo l'uomo sovietico nell'uomo russo e ci è riuscito andando a ripescare negli scantinati ideologici di un becero nazionalismo, andando a ripescare come strumento un regni anche la religione ortodossa e andando ovviamente a ripescare nella cosiddetta logica della guerra fredda, il contrasto appunto tra Russia e Occidente, Stati Uniti in primis, nonostante non vi fossero più in realtà i presupposti ideologici, perché finché c'era da una parte il comunismo e dall'altra il capitalismo, aveva un senso mantenere una contrapposizione fondata sull'ideologia. Quando la Russia è diventata una potenza capitalista non aveva più senso, ma ripeto, Putin ha cercato di sviluppare un'altra ideologia da contrapporre all'Occidente perché gli serviva come instrumentum regni per come dire, fondare il proprio potere, giustificarlo e anche fondare lo scontro e la soppressione, la repressione della dissidenza. Quindi c'è stato proprio un piano. Io adesso mi vedo bloccato sullo schermo, non so voi se mi vediate. Sì, no, comunque c'è, okay, c'è stato un piano, secondo me, scientifico, per da un lato far uscire fuori la mentalità di uomo sovietico dall'uomo russo e dall'altro usare appunto andando a pescare nella vecchia mentalità, voglio dire, risvegliarla e dall'altro robustirla con tutti questi strumenti. Un po' la logica della tensione, della contrapposizione con l'Occidente. Poi abbiamo parlato della religione come instrumentum regni, una religione che, come vediamo, lo sta sostenendo. Tra l'altro voi ricorderete che addirittura Stalin, l'ateo Stalin, aveva usato la comune appartenenza alla religione cristiana del popolo russo per contrapporsi a Hitler quando Hitler invase l'Unione Sovietica. Quindi la religione viene molto comoda a questi signori quando si tratta di sostenere il proprio potere e, nel caso di Stalin, addirittura la propria salvezza. Ecco, Fabrizio, il fatto che appunto Putin stesse risvegliando un po' l'ideologia sovietica, come hai giustamente sottolineato, all'interno anche appunto della popolazione, beh, se ne sono accorti insomma Gran Bretagna e Stati Uniti, che da qualche mese stavano riarmando anche l'Ucraina. Non se ne è accorta invece l'Unione Europea. Questo significa una sorta, ecco, di fallimento della politica estera del vecchio continente e un rafforzamento invece della posizione di America e Gran Bretagna. No, ecco, io vorrei sottolineare che secondo me Putin non vuole risvegliare una politica sovietica, vuole risvegliare l'uomo sovietico che c'è nel russo, che sono evidentemente, mi spiego meglio, due cose diverse. Lui non può ripescare la cultura sovietica perché questo andrebbe contro a ripescare la religione, ad esempio. Quindi questo no. Però è certamente il nazionalismo e quindi eventualmente l'ex impero russo. Questo invece è più facile che rientri nella politica di Putin, nella gestione del potere. Per quanto riguarda cosa facevano gli americani e gli inglesi, quello che credevano di poter vedere, beh, tenete presente una cosa, io l'ho anche scritto chiaramente: gli americani e gli inglesi avevano sottoscritto con i russi e con gli ucraini questo trattato per cui gli ucraini nel 94, stiamo parlando, sì, c'era Yeltsin, c'era di Budapest, esatto, sì. Nel 94 c'era Yeltsin, attenzione, non c'era Putin. L'Ucraina, dato che all'epoca l'Ucraina si fidava della Russia perché c'era il democratico Yeltsin e non c'era Putin, era disponibile a dare un terzo delle testate atomiche dell'ex Unione Sovietica, cioè 5.000 su 15.000, a Mosca in cambio dell'assicurazione che Mosca non avrebbe mai aggredito l'Ucraina. Ripeto, come diciamo testimoni garanti di questo trattato c'erano anche americani e inglesi. Ecco perché è importante che inglesi e americani voglio dire, facciano qualcosa, perché se no il fatto che loro garantiscano dei trattati non avrebbe più nessun valore, non soltanto tra Ucraina e Mosca, ma in generale.
Poi badate, qua io adesso non so quanto abbiano funzionato i servizi inglesi, stiamo parlando però dei servizi della, in assoluto la più grande potenza al mondo, che sono gli Stati Uniti, che hanno tutti i mezzi e gli strumenti per verificare cosa stia succedendo. Piuttosto questo dimostra come la Russia sia abbastanza incapace di difendersi dall'osservazione che viene dagli Stati Uniti. Anche questa, però questo mi permette di legarmi a un altro presupposto, cioè Putin ha sbagliato molti calcoli a partire dal fatto che la Russia potesse veramente tornare ad una contrapposizione in generale contro l'Occidente. Molti non sanno che la Russia ha un decimo, un dodicesimo del PIL americano. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè gli Stati Uniti faranno il 20, il 25% del PIL mondiale, la Russia farà il 3%, cioè la Russia fa meno PIL di paesi come la Germania, come la Francia, probabilmente anche come l'Italia. Quindi la Russia ha voluto fare la parte del superforte quando in realtà non lo era, né da un punto di vista economico, ho appena detto il 3% del PIL mondiale, ma ripeto neanche dal punto di vista militare, perché poi le risorse russe non sono illimitate, cioè alla fine se tu hai un regime avido e corrotto da mantenere, è ovvio che tu dei soldi li dovrai stornare da qualche parte per metterli nel regime. L'esercito russo, le forze armate russe, concludo, sono molta quantità, ma molta poca qualità nella media, cioè noi stiamo vedendo dei carri armati T-72 che risalgono all'Unione Sovietica come impostazione, come progettazione. Stiamo parlando dell'ammiraglia della flotta del Mar Nero, la Moskva fondata, che era stata varata, alcuni dicono nel 79, alcuni dicono nel 83, in ogni caso stiamo parlando di piena epoca sovietica. Quelle sono navi che in un paese occidentale vengono messe da parte, sarebbero state messe da parte da anni. Quindi questo dimostra che in realtà la Russia voleva fare la superpotenza militare, ma non aveva risorse per riuscire a sostenere tutto questo apparato che nel frattempo invecchiava, ma che la Russia non aveva modo e maniera di sostenere, anche perché molte di queste risorse, come dicevo, andavano a sostenere quello che a Putin interessava davvero, il suo regime. Voi dite, ma allora perché ha attaccato l'Ucraina? Beh, se la Russia ha un 3% del PIL mondiale, l'Ucraina ha un decimo del PIL italiano. Cioè stiamo parlando di un paese che ha 150 miliardi di PIL all'anno, l'Italia ne ha più di 1.500, 1.800, adesso i dati precisi non li so, quindi voglio dire siamo 10, comunque sicuramente 10 volte di più, ma l'Ucraina ha 44 milioni di abitanti e l'Italia 60, cioè non ha un decimo della popolazione, certo, italiana dell'Ucraina. Quindi stiamo parlando di un paese veramente povero per canone occidentale, con un esercito altrettanto, diciamo, mal fornito come quello russo, anzi secondo me ancora meno, voglio dire, anche se poi la scuola era simile perché sono entrambi di scuola sovietica, quindi in questo c'è stato un vantaggio per gli ucraini perché conoscevano la dottrina militare sovietica a cui la Russia si rifà, perché era quella che loro condividevano con i russi all'interno dell'Unione Sovietica. Ma in questo piccolo vantaggio, il vero vantaggio è stato dall'utilizzo di armi occidentali, quelle sì ipermoderne, stiamo parlando di armi leggere, che da sole sono riuscite a contrastare l'avanzata di un esercito numerosissimo, per quanto secondo me più modesto di quanto non si dica in Occidente, come quello russo. Ecco Fabrizio, dobbiamo essere rapidissimi, però non posso non farti un'ultima domanda, perché tu nel tuo articolo di approfondimento molto bello pubblicato su Wall Street, il blog del giornale, si chiama Il prezzo della resa, per chi vuole andare a recuperarlo su internet, parli di una questione centrale, cioè su come si dovrà comportare l'Occidente nei confronti della Russia una volta che la pace, speriamo naturalmente molto presto, verrà siglata. In particolar modo fai riferimento al problema delle sanzioni, se cancellarle, se ridimensionarle, se invece riattivare i rapporti con Mosca. Ti sei dato una risposta? E sì, appunto, perché tutti parlano della guerra, o c'è chi dice gli ucraini che si devono arrendere, o c'è chi dice gli ucraini devono resistere. Benissimo, però andiamo anche oltre, perché è quello che fanno anche i russi, cioè dicono, bene, ma alla fine della guerra che abbiamo vinto, che abbiamo vinto, perché comunque i russi cercheranno di far passare, certo, la fine della guerra come una loro vittoria, poi che cosa succede? Cioè loro devono anche muoversi in vista di quello che succede dopo, perché è evidente che queste sanzioni per loro sono distruttive. Tenete presente che il regime di Putin è fondato fondamentalmente sul cinismo, dove tutti fanno i bravi cittadini ma tutti rubano, quindi è ovvio che i soldi sono molto importanti e se non ci sono più soldi il regime implode, il regime di Putin, perché è un regime fondato sulla corruzione. Questo è molto importante da sottolineare, una sorta di cupola mafiosa, per me forse
è un linguaggio un po', secondo molti, esagerato, ma Putin ha veramente un atteggiamento talvolta di capo mafioso, né più né meno. Anche la violenza, la prepotenza, ripeto, i suoi legami, le sue relazioni, il principio, la regola che il più forte deve prevalere sul più debole, la legge del più forte, la legge della giungla. Quindi la vera domanda che si pongono i russi al comando, dicono: ma bene, ma finiamo, in qualche modo dobbiamo finire, no? Noi possiamo andarcene via, finisce appena il disercito russo va via dall'Ucraina. Non è che gli ucraini adesso sono sullo stesso piano dei russi perché si stanno difendendo, perché gli ucraini sono ben lontani, una volta che i russi abbandonassero il terreno ucraino, di inseguirli fino a Mosca, perché questo punto deve essere chiarissimo. Quindi è tutto nelle mani dei russi. Bene, tutto nelle mani dei russi, la questione sul campo, ma poi che cosa succede? Com'è che deve finire questo contrasto per impedire ai russi di continuare a subire queste sanzioni? Questa è una domanda molto importante, anche perché quando uno dice: ma gli ucraini devono arrendersi, beh, ma questo va bene all'Occidente che gli ucraini devono arrendersi? Cioè, in questo modo che cosa succede rispetto a Mosca, alla sua immagine, al suo potere? È evidente che questo può essere un danno per l'Occidente, cioè che Mosca vinca, e vinca non dovendo vincere, perché stiamo parlando veramente di un'aggressione del tutto gratuita, e su questo possiamo anche tornare un'altra volta, perché è del tutto gratuita. Quindi cosa fa l'Occidente? Deve ingoiare il rospo di una guerra che gestisce la Russia, una pace che gestisce la Russia, sanzioni che a quel punto devono cadere? E questa è una domanda molto importante da porsi. Certo. Fabrizio, io purtroppo ti devo interrompere perché appunto i tempi televisivi vanno rispettati, peccato perché appunto l'argomentazione è molto articolata, l'argomento è appassionante e appassionato anche nel modo di esposizione. Spero naturalmente di ritrovarti qui sulle fonti per poterne ancora parlare insieme. Grazie. Posso davvero. Posso trovare alcuni miei articoli, certo, sul mio blog, nero, certo, su bianco, fammi fare la pubblicità, nerosubianco.blog. Perfetto, così insomma non solo i nostri telespettatori possono vederti, ma possono anche leggerti. Grazie ancora per essere intervenuto qui con noi oggi.